Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, buonasera! Ma parla con Magni, Giambò! Fervono i preparativi per gli spettacoli di Cianfrusaglia che dopo successo dello scorso anno con oltre 4.000 spettatori è pronta ad inaugurare l'edizione 2016. Ad aprire la rassegna di teatro dialettale spetterà questa sera la compagnia Il Guitto con la commedia in due atti dal titolo A un tir de schioppo scritta da Stefano Guidi e diretta da Alice Guidi, una fanese che ha fatto della passione per il teatro il suo lavoro. Siamo molto emozionati, contenti di tutto il lavoro svolto fino adesso e quindi siamo proprio agli ultimi preparativi, molto frementi, molto emozionati. Ecco, alcuni componenti del Guitto sono in realtà tanti anni che calcano un palcoscenico, però quest'anno vedremo anche tanti giovani. Sì, assolutamente, il Guitto è una compagnia che ormai vive da quasi 40 anni, che è conosciuta a Fano proprio per gli attori che sono ormai gli storici, dico Mariella Longarini, Vittoria Lettieri, Florindo Piccini, Fernando Guidi, però questa come caratteristica che ha proprio il Guitto come compagnia di coinvolgere sempre giovani che guidati dall'esempio e dalla passione dei più grandi vengono coinvolti in questa attività magica che è il teatro, e quest'anno vedremo ancora dei ragazzi ancora più giovani che ci stiamo coltivando per portare avanti la nostra attività. Il frizzante spettacolo ha come cornice una magione appartenente a due conti che nasconde misteri e sorprese, nella quale si andrà a coinvolgere una serie di personaggi simpatici e stravaganti per un risultato tutto da ridere. Oltre a questa sera sarà possibile anche domani, martedì 16 e lunedì prossimo, lunedì 22 febbraio, sempre alle ore 21:15 al Teatro Politeama. Biglietti in prevendita, lo stesso, è possibile già acquistarli? Come no, la prevendita già è iniziata giovedì scorso e continua anche durante questa settimana. Insomma, noi aspettiamo tutti quanti qui a teatro, ci teniamo molto perché questo spettacolo è il frutto di un lavoro anche di diversi mesi e la magia che si crea qui nel teatro è irripetibile, vogliamo condividerla con voi spettatori, grazie. Anche stamattina passeggiava, mi sono fermata a un certo punto, fumava una sigaretta, mi sono fermata, una voce mi dice: chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma chi era? La coscienza? No, mi era appoggiato sopra un citofono, no?